Buonasera, grazie, grazie. Del 18% in due minuti di questa posizione, ci sei quasi a due Posso minuti. Chiedere se ha del cortisolo? Ce l'ha? Grazie. Siamo. Volevo chiedere a Gene, serio però, se nella tua vita hai mai utilizzato un motivatore, un formatore? Io, guarda, io utilizzo il motivatore solo per riuscire a sentire fino alla fine un discorso di Nicky Vendola, solo per quello. Allora ho bisogno. Solo ma quando dici queste cose, sì, le pensi o le butti no, lì a è casa? È la verità, è la verità. Allora, intanto lui rimane immobile adesso, mentre invece io vorrei parlare con la signora Gloria Morasca. Signora Morasca, lei viene da, mi scusi? Da Roma. Da Roma. Ha portato una valigetta, io non so cosa c'è, ma lo sospetto. Lei si definisce che cosa esattamente? Sensual guru. Sensual guru, cioè che vorrebbe dire in altre parole? Il guru, vabbè, un maestro indiano, io non... Sì, però che parla di sessualità. Che parla di sessualità, ovviamente. Ecco, sì. Posso dire che lei in quella valigetta porta dei sex toy, cioè dei giochi erotici, sì, sì, che porta a porta, cioè a Vespa, dove li porta? Dove li porta, sti porta a porta? Dove li porta? Perché lei va di casa in casa. Vado di casa in casa, previo appuntamento ovviamente, perché il porta a porta non è che busso come... Organizza degli certo, incontri. Certo, delle serate, ristoranti, dei locali, sì, mi chiamano. E a questi incontri partecipano una percentuale alta di donne o di uomini? Allora, inizialmente era di donne. E passando un po' gli anni, gli uomini si sono incuriositi moltissimo, un po' perché sono gelosi, preoccupati da questi giocattolini. Mi scusi, c'è qualcuno del Museo delle Cere che lo porta via? Perché siamo arrivati a Madame Tussauds qua, eh? Cioè, formatore, lei lo ha trasformato in uno stoccafisso. Cioè, non è più lui, me l'ha rovinato. Adesso è tutto duro, prima era solo una parte, adesso è completamente duro, ibernato, anzi congelato come il mio contratto. Va bene, andiamo avanti. Poi bisogna continuare con la formazione, dopo. Sì, sì, dopo ne abbiamo. Certo. Sì, ma se questi sono gli effetti, io direi no, che è meglio. Ma questa è la prima parte, puoi anche sedersi, puoi tranquillamente. No, 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 ma meglio in piedi. Okay. Allora rimani in piedi. Fa una bella figura, eh. Ti fa anche un po' d'ombra. Bene, bene. Oh, okay. Dicevamo, signora, mi scusi, uomini e donne, quali sono le domande innanzitutto che le vengono poste in questi incontri? Allora, la maggior domanda, la più gettonata. Sì, sì, insomma, quella degli uomini è come fare tornare un po' di voglia di far l'amore alle fanciulle. Sì. E quella delle fanciulle è come tenersi stretto il maschietto. Ecco, ma quindi lei è una concorrente di Frank Gigolò, parlandone da fisso. Scusa, prego. Potrebbero agire insieme, lei va avanti e scalda il pubblico. E poi arriva lui. Arriva lui. Scusa. Quindi apriamo una società. Secondo me sì. Una partita IVA. Signora, allora... Veniamo al sodo. Sì. Se uno vuole la materia prima, trova questo oggetto. Certo. Se invece non si fida del nostro Frank Gigolò, si può aiutare con degli oggetti. Ce sì. ne presenta uno della sua collezione, prego. Sì, di solito le fanciulle, perfetti, siete splendidi, le fanciulle si trovano sole. Prego. E quindi si aiutano, per esempio con questo oggetto. Che cos'è, per i tortellini? Vi do un aiutino, ve lo accendo. Allora, queste sono delle linguette in silicone. Linguette in silicone? Per il cunnilingus fai da te. Non so se mi sono spiegata. No, chiedo a lui, ha capito cos'è quello gesto? Ha capito, lei lo usa? Lo dico, lei non lo usa? Già che lui è tutto duro. Lei lo usa, dico? Sì, sì. Lo usa? Lo usa. Lo usa. Prego. Benissimo. È curioso perché sembra un micro ventilatore, invece... Sì, sì, poi ce ne sono anche di misure più grandi, con lingue più grandi, varie velocità... Sono anche le pale eoliche, no? Ma dipende, c'è, lo c'è la rotina che va avanti. Fortemente sul bottone, grazie. Ci siamo. Bene. Vorrei chiedere a Gene Gnocchi se mai ha utilizzato questi mercanti... No, io uso questo, ti faccio vedere cosa uso io. Prego, si accomodi. Cioè, anche tu hai uno... Tu ho un oggetto che uso negli amplessi. Qual è? Questo qui. Ma quella è una bull della... Esatto, no, quando tu cambi posizione che viene sopra lei, cade la neve, capisci? Vabbè, ma va, sì. Allora, Gene,
Forse questa è l'ultima puntata alla quale io la invito. Si accomodi, signore, è stata veramente molto gentile, ma sono terrorizzato. Ma chi è che li inventa questi oggetti? Frankenstein? Degli ingegneri. Ingegneri addirittura, ho capito. Bene, abbiamo parlato delle conseguenze dell'amore, abbiamo parlato dell'amore per il web. Parliamo dell'amore...